Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video del Pannocchia Company. Finalmente siamo tornati dal nazionale e abbiamo tantissime novità e tantissime cose da raccontarvi solo per voi e tutto quello che abbiamo visto. Come avete potuto notare sulla pagina, se vi siete informati, il nuovo campione che ha vinto il primissimo nazionale di Vanguard italiano è appunto Gabriele Farina. Il piccolo Gabriele Farina, un prodigioso ragazzino, bambino di 12 anni che è riuscito a vincere con ovviamente che mazzo Ren? Kagero. Perché non a caso Kagero è il mazzo più forte, come diciamo da sempre, almeno per ora però. Kagero online. Ha giocato una bellissima lista, devo dire, un po' tutta sua, architettata, e niente, con le decisioni che ha fatto l'hanno portato alla vittoria. Ha sculato un pochino, se si può dire. Diciamo che anche l'avversario non ha girato bene, diciamo. Ha girato bene le carte. L'avversario invece non ha girato molti trigger. Comunque l'ultima carta, appunto Blockade, l'ha portato alla vittoria. Perché Blockade, come diciamo da sempre, non è una carta che fa schifo. Perché assolutamente. Blockade, anzi, è una carta veramente forte che, come ha detto lui, il nostro campione, ha detto che è una carta che gli ha fatto vincere molte partite, molte che situazioni. Tutti, che tutti sottovalutano. Che poi ci sta, perché ormai tutti giocano gradi 3 anche davanti. Però ieri ho notato che molto spesso mi sembra, se avessi giocato Kagero, mi avrebbe fatto molto comodo averlo sul terreno. Le ultime tre partite sono state un po' così perché... Allora, la terz'ultima non ho visto grado 2, però sono riuscito a vincerla, sculando 4 IA, lo so, però sono riuscito a vincerla. E quindi faremo il tutorial su come vedere 4 IAL, no? Che ce l'hanno chiesto, perché mi hanno chiesto di fare un tutorial su come sculare gli IAL e di non ridere nei video, ma non ce la faccio. Invece la penultima partita, al Future Match, sono riuscito a vincere nonostante ho sfigato ancora quella volta una raid di grado 3. E vabbè, poi l'ho vista, anche se Palamides come Vanguard non è sto granché. E l'ultima sul 4-2 l'ho persa contro un oracolo perché ancora una volta non ho visto grado 3. Vabbè. Ma queste sono cose che succedono in questo gioco. Purtroppo. E niente, le altre partite comunque tantissime Kagero. Immaginabile, cioè se si poteva immaginare, anche se sono andato con una Royal appunto sapendo di perdere da Kagero che mi spaccava i gradi 1. E quindi niente ragazzi, dopo queste piccole info vedrete magari qualche immagine del torneo messa qui sopra, così potete farvi un'idea. E niente, vi posso... E abbiamo l'intervista col campione, col campioncino. Infatti vi volevo appunto, mi ha anticipato Renna, volevo appunto mostrarvi questa piccola intervista che lui stesso ha chiesto di avere con noi, quindi direi di mandarla in onda. Allora, siamo qui con il campione nazionale di Vanguard Italia. Mi ci ha chiesto di fare un video con lui, che è il nostro fan. Ciao, mi chiamo Gabriele Farina, su YouTube ho un canale che si chiama Armata G04, tutto attaccato. Ho 12 anni, sono nato a Roma, il 24 giugno 2004. Devo dire anche il numero 5. No, no. Dici come hai vinto e cosa provi in questo momento. No, soprattutto come hai vinto. Io ho vinto soprattutto perché avevo un mazzo diverso da tutti. Usavo Blockade, la Superior Raid di Aleph, carte che adesso pochissimi giocano. Ma soprattutto ha fatto... A parte loro che hanno fatto una deck profile con 4 Blockade e 4 Sotaconic. Sì, vabbè, l'ho fatto io, ci stavo. Allora, ha fatto una cosa fortissima del primo mazzo che abbiamo messo. Dragonico, Counterblast, Soul Blast di Aleph, stappato tutto, Soul Blast, Counterblast di Aleph. Di supportato. Poi vabbè, ha girato bene le carte. E di così gli hai svuotato la mano all'avversario. Sì, e era quello l'obiettivo. Hai fatto bene. L'ultimo turno ha fatto una Cross Ride di Blockade, ragazzi. Blockade, e lì la partita finita. È troppo forte, non puoi intercettare dopo per sempre. Troppo forte. Ma infatti, è veramente una carta risolutiva. E infatti l'avversario ci è rimasto malissimo. Ha fatto vincere un sacco di partite in questo torneo Blockade. Ok, la Superior Ride, questa è tipo la seconda volta che la faccio. No, quindi possiamo vedere l'ha portata alla vittoria. Esatto. La coppa sgargiante. Quindi ti senti soddisfatto? Tantissimo, realizzare il mio sogno che avevo fin da piccolo, ovvero andare in Giappone. Siamo contenti per te. Realizzare Mazinga Z, Goldrake. Ti fai anche un bel giro in Giappone. Giorgio qua felice. Ti fa un bel giro in Giappone, quindi.
Sì. Mi hanno anche detto che mi porteranno la serie di queste invenzioni di gioco alla Bushi Road. Così poi vedrai le carte, anche quelle nuove che dovranno uscire. Ah, ci ti fanno 10. No, 12. Campione nazionale italiano a 12 anni. Sono un Io volevo vincere. Mi piacciono tanto le anime. No, in particolare mi è piaciuta la seconda stagione di Vanguard. Sì, quella con Saikualia. Sì. La terza, dove c'era Leon, l'ho apprezzata un po' di meno. Perché sono stati troppo una serie troppo lenta. Quella perdeva sempre. Quella con Quella con Leon, il vento. Ok. E quella con quando entrano i LB4? Ah, sì, ho capito, Quindi ragazzi, direi di fare un altro applauso al nostro nuovo campione italiano. Bravo! E mi raccomando, in Giappone... In Giappone onoriamo la nostra bandiera. Esatto. Cercherò di fare del mio meglio, però non è che conosca i mazzi. Ma no, guarda, una volta che cominci a giocare, poi dopo... Vai tranquillo. Prof, fare i compiti per casa. Ricordati una cosa, con un G4 è meglio fare iniziare l'avversario. Con i gradi 4. Ci sono anche i gradi 4 in Vanguard G. Lo so, già lo sapevo. Ok. Però hai già studiato. Esatto. Vedi, è già un passo avanti. Chiedi so come si chiamano. Chiedi a Ska come funziona e poi... Sì, Eren, sì. Allo Psyqualia. Ma infatti io lo vedevo in controluce, c'era lo sbrilluccichio negli occhi, lui sapeva già le carte che pescava. Siete degli stalker. sì. Eravamo lì tutti intorno. Bon, quindi direi che da... E da Bologna è tutto. Campione nazionale. Grazie a tutti per la visita e seguitelo anche su YouTube. Grazie. Come detto prima. Saluta. Ciao a tutti. Quindi, complimenti ancora. Grazie mille. E ci vediamo al prossimo video. Ok. Solito saluto questo video. Quindi ragazzi, in conclusione vorrei anche fare una piccola riflessione sull'organizzazione del torneo, che è stata veramente formidabile, persone fantastiche, soprattutto lo staff Luca Morandini e il nostro caro Bado, e al caro Food e a tutti gli altri dello staff che ho avuto modo di conoscere e di essere in compagnia. Mi hanno dato una grandissima opportunità a essere lì con loro e li ringrazierò sempre. Detto questo, spero che questo piccolo video, questo piccolo reportage vi sia piaciuto. Forza al nostro campioncino che andrà in Giappone a difendere il titolo italiano, anche se non conoscerà le carte inglesi. Spero che il caro Ska gli faccia una bella scuola di vita su Gear Chronicle e tutti i mazzi possibili del futuro. E vi invito a lasciare like, condividerlo e dirci se vi è piaciuto. Noi, come al solito, ci rivediamo al prossimo video. Da Lombus Eren è tutto. E vi lasciamo nel link in descrizione il canale del piccolo Gabriele Farina, il suo account YouTube, dove ha detto che posterà la sua lista che ha vinto la nazionale. Quindi bella a tutti ragazzi.